Una stagione vissuta da leoni nelle maglie di un verde deciso che parla della forza e della disciplina di questi ragazzi che hanno portato il rugby ad essere apprezzato e conosciuto anche nel Salento. E la Svicat Rugby ASD. Tra poco sarà Serie B e dirigenza e squadra tengono a rendere partecipi tutti degli impegni passati e soprattutto delle aspirazioni future. La nuova imminente stagione è stata presentata ufficialmente presso le sale della provincia di Lecce, che ha voluto così testimoniare la propria vicinanza alla squadra. È un'associazione che fin qui, infatti, ha fatto tutto da sola. Durante la cavalcata dell'anno scorso che ha portato al balzo in Serie B, sugli spalti non c'erano le istituzioni. Ma noi restiamo ancorati alle nostre radici piantate a Campi Salentina, ha detto con amarezza sì, ma ancora di più con orgoglio il patron Fabrizio Camilli. Abbiamo preso parte al rifacimento dello stadio, dice, ma mai nessuno ci ha riconosciuto i meriti sportivi che oggi portano lo sport leccese alla ribalta nazionale anche per il rugby. Ma diciamo che con le parole... Se le parole si potessero portare in banca, ne abbiamo ricevute tante di parole, però le abbiamo soprattutto lette sui giornali, perché non abbiamo mai visto nessuno che venisse a dirci anche soltanto coraggio ragazzi, cercate di vincere questa partita o la partita prossima. Ci ha sorpreso tutto questo, per cui speriamo che adesso quest'anno, dopo tutto quello che stiamo facendo, ci sia una maggiore attenzione. È una cosa un po' difficile da spiegare perché le istituzioni siano così lontane da noi, ma probabilmente sono troppo impegnate a salvare quelli che sono gli equilibri di poltrona, mettiamola così. Noi abbiamo rilevato, di fatto, l'anno scorso, due anni fa, siamo entrati come azienda, siamo entrati sponsorizzando con la società del Campi, che dopo aver fatto un'esperienza con Trepuzzi, che peraltro ci ha portato in Serie B. Tre anni fa siamo entrati nel Campi, abbiamo costruito questo percorso. Quest'anno abbiamo vinto la Serie B, adesso abbiamo creato un contenitore che fosse staccato da quella società, affinché quella società potesse continuare con le giovanili senza avere l'influsso negativo e il peso economico della prima squadra.